Ora un po' tutti cercano di prendere l'autostart, leggermente discosto lassù la Sirma, macchina che accelera in progressione, sta per immettersi sul rettilineo dell'aeroporto. Parte piano anche il 5 di Saigon de Greppi, partita molto piana anche Sirma, parte piano anche Serenere Q, che rispetto all'altro giorno non sbaglia in partenza. Sbaglia invece l'1 di Sigfrido Zanca, al comando il 4 di Salvini Momax, attaccato e superato dal 6 di San Sicario, che in 200 metri il battistrada in 14-8 in terza posizione si è sistemato Silverado Lux a precedere Serenere Q. Questi primi 4, dopo 350 metri, guida San Sicario avanti a Salvini Momax, Silverado Q e Serenere Q. In quinta posizione il rimesso Sigfrido Zanca avanti a 29, numero 3, Serenere Q, squalificato. Metri. Sbaglia e finisce squalificata Serenere Q. 45-8, 600 metri, guida San Sicario su Salvini Momax, Silverado che avanza all'esterno, poi vicino Sigfrido Zac e più lontani gli altri capeggiati da Sirma. Cali che stanno completando gli 800 metri iniziali. In 1-0-2 e poco, con i cavalli che vanno all'attacco della retta di fronte all'arrivo, con Silverado Lux che attacca con maggior decisione il leader, passano il chilometro in poco più di 1,17, San Sicario reagisce a Silverado Lux, i due hanno nella scia Salvini Momax, gli altri molto lontani, stanno inseguendo con in quarta posizione Sirma. Piegata conclusiva con Silverado Lux che si è liberato di San Sicario, 1.32.2 i primi 1200 metri e ha assunto l'iniziativa sotto la minaccia del compagno di training Salvini Momax, che per il momento però non è pericoloso perché si mette subito alle spalle di Silverado Lux che lo controlla. Addirittura con in quarta posizione Sirma, con Silverado che prosegue in avanti davanti a Salvini Momax, battute conclusive, i due terminano molto vicini, a mo' di passerella Silverado Lux e Lorenzo Vesana avanti a Salvini Momax e Flavio Martinelli, mentre al terzo posto a completare la trio finisce il 6 di San Sicario, poi 7 di Sirma, il 5 di Saigon de Greppi e l'1 di Sigfrido Zac. Rivediamo lo slow, io ho poco più di 2-3, 1-16-9, bellissimo tempo per questo amico Hall e Mabella S della Fast Horse che vince la prova. Sul compagno di training, al primo posto il 2 Silverado Lux, al secondo posto il 4 Salvini Momax e al completare la tria al terzo posto il 6 di San Sicario. 2-4-6 e se il buongiorno si vede dal mattino, Silverado Lux mi sembra un buon cavallo. Lo rivediamo ancora, ha un po' allargato, frutto dell'inesperienza, ma Lorenzo Pesani immobile, si gira anche a vedere dove è il compagno di training, non c'è problema, ma 16-9... dice bene di questo Silverado Lux. E da Villanova per la seconda per il momento è tutto.